Signori, buonasera. Andare live oggi è stato un po' un problema. Perché? Perché il dio denaro del cazzo ha deciso che la Champions League viene trasmessa sia da Prime Video che da Sky. E raga, chi cazzo mi aveva dovuto far partire un altro abbonamento per guardare la Champions League? Io veramente, l'anno scorso almeno c'era Mediaset Infinity. Io sono sempre più schifato di questa gestione veramente avara dei diritti TV. Poi fanno le pubblicità, mi dispiace dirlo, fanno le pubblicità anti-pirateria, però la pirateria alla fine risulta essere la cosa più affidabile, più gratuita e più redditizia, mi dispiace dirlo. Mi dispiace andare contro il sistema, però purtroppo è la verità. Oggi inizia la Champions League, un cammino che io mi auguro che vada più avanti delle 8 partite canoniche. Difficile ma non impossibile. Diciamo che su 3 anni che l'abbiamo giocata, 2 sono andati male, 1 è andato direi che dignitosamente bene, nonostante il derby in semifinale poteva essere affrontato in una maniera totalmente diversa, però conosciamo i nostri polli, insomma, è stato un traguardo importante. Poi siamo usciti 2 volte ai gironi, vediamo se questa volta nel girone unico riusciamo almeno a raggiungere gli spareggi. Rientrare tra le prime 8, ragazzi, sarà veramente difficile, e soprattutto non so se il gioco farà la candela, perché dobbiamo anche giocarci una supercoppa dove secondo me verremo umiliati tempo zero. Abbiamo la Coppa Italia, che per me è un trofeo che non conta un cazzo, però dato che lo giochi prova a vincerlo. Il campionato, che secondo me nella lotta a scudetto non ci rientreremo mai, io ho questi pensieri, ma secondo me va a finire così. Viene Liverpool a San Siro, Liverpool che abbiamo affrontato già 2 stagioni fa, anzi 3 stagioni fa. Doppio scontro, finito 3-2 per loro. È finito 2-1 in casa nostra con doppietta di Origi, che poi a giugno si è pure trasferito al Milan e praticamente ha fatto più gol contro il Milan in una partita che in una stagione intera, vestendo la nostra maglia. Ok ragazzi, io ne approfitto anche per dirvi una cosa, vi ringrazio del supporto che mi state dando. Voglio ringraziare anche il pubblico di TikTok, perché nella partita con Venezia ho fatto un sacco di views, se le compariamo alla media. E soprattutto ragazzi, per essere stata una vittoria dove abbiamo vinto 4-0, quindi una partita dove non si cercavano scleri o cose varie, e questo mi ha fatto molto piacere. Approfitto del momentum dell'algoritmo di TikTok per ringraziare chi si è condiviso, chi si è salvato il video, chi ha messo like, chi ha commentato sia in maniera bella che in maniera brutta. Ringrazio anche solo chi se l'è visto, perché comunque questi per me sono piccoli traguardi molto importanti che mi fanno apprezzare ancora di più quello che faccio. Le sere che io sono qua a spremermi le meningi per fare queste reaction, che vi dico che non è così semplice, perché sembra che tutto sia dovuto, ma in realtà non è. Ci siamo, attendiamo il fischio del referee. Giocano sui 2 esterni e si parte. Battono loro, è iniziata Milan-Liverpool, prima partita di Champions League 2024-2025. Però sapete, vi dico una cosa stasera, ne approfitto anche per il pubblico di TikTok soprattutto. Stupitemi. Randers, dentro. Beh, bene, fuori gioco, ho i miei dubbi, però vabbè. Che siccome per certe persone la vittoria contro il Venezia è stata una vittoria importantissima, una vittoria di carattere, una vittoria contro un avversario invincibile, e questo si evince da parecchi commenti che ci sono sotto il video, che se tu pareggi con Lazio e Torino e perdi col Parma, però poi vinci col Venezia, sei rinato, io vi dico, avete tempo sia stasera che domenica per farmi ricredere, per dimostrarmi che mi sono sbagliato. Siccome da quando le cose sono cominciate ad andare male, ovvero a gennaio 2023, io purtroppo mi sono trovato costretto a remare contro sta squadra, e ho sempre avuto ragione quando ho detto che l'anno scorso non avremmo mai vinto il campionato, non avremmo mai vinto niente, che avevamo evidenti problemi. Dimostrate che sbagliavo. Pulisic, Christian Pulisic. Stavo parlando proprio di questo. Si aspettava la palla Leao. E sapete cos'è che mi piace di questa cosa? È una cosa che vedo raramente, ma adesso l'ho vista. Il giocatore che prende palla, abbassa la testa e va a tirare in porta senza guardare in faccia a nessuno. Questa cosa mi è piaciuta un sacco. Complimenti a Pulisic. 1-0 Milan. Così. A parte la palla di Morata, mi ha fatto venire un'erezione pazzesca. Ci vuole questa personalità. Tu arrivi in area, c'hai mezzo buco, tiri. Cosa che quello che gioca dall'altra parte spesso non capisce. Perché io non voglio fare il maestrino cattivo, ma se questa azione l'avesse fatta quell'altro, sarebbe arrivato in area, si sarebbe fermato, avrebbe guardato, avrebbe fatto cazzi e mazzi. 1-0 Milan. Poi magari rimontano, eh?
Poi magari li montano, eh? Succede a Hernandez? Madonna, sanguina al labbro. Ma come c'è un problema per Maignan? Cioè, siamo contro Liverpool, abbiamo fatto il miracolo di aver fatto gol subito. Maignan, non forzare, per favore. Preferisco perderti stasera che perderti per domenica, che ci manca soltanto giocare il derby col quarto portiere. Vabbè, che poi lo perdiamo lo stesso, però se certe cose le possiamo evitare, facciamolo. E poi Maignan è bello perché si infortuna sempre in questo periodo qui. È inspiegabile. Devo riabituarmi al fatto che Leao, dopo aver fatto assist e rigore e procurato col Venezia, lo rivedremo spuntare tra sei partite. Sembrerebbe troppo produttivo, ma sta costruzione dal basso ha veramente rotto il cazzo. Cioè, il rischio di perdere la palla nei primi metri è veramente alto. Ve lo dico, terzo gol in cinque partite per Pulisic. Ruolo esterno destro, non punta centrale, esterno destro. A parte che Alexander-Arnold, per esempio, Gravenberg, Salah, Salah traversa. Non possono essere lasciati così liberi. Palla, Tsimikas fuori. Ragazzi, Salah non è poi Ampalo. Con tutto rispetto, non è poi Ampalo. Poi vabbè, avrebbero annullato questo gol per fuorigioco, però ragazzi, male, eh. Ma come? Ma una cosa fatta bene da giallo. Una volta che Calabria fa una cosa bene, lo devi punire. Dai. Se ce lo fai vedere da dietro, replay, sei proprio un cazzo di fenomeno, eh. No, no, beh, in effetti, a rivederlo, fallaccio questo. Questo è un calcio di punizione stronzissimo. È come un calcio d'angolo, solo che potrebbe anche tirare di lì. Infatti va Leao in barriera perché è alto. Non lo so, ho paura. Ho paura. Cross verso il centro e c'è il gol di Konaté. Konaté in anticipo su Maignan. 23esimo, ragazzi. Avevo la sensazione ed è arrivata. Lasciato completamente solo. Calabria, basta di protestare. Il gol è andato e ciao. In ritardo sia lui che Tomori. Purtroppo ragazzi, questi da quando sono andati sotto hanno camperato nella nostra area di rigore ed è normale che poi finisca così. Andare in vantaggio contro il Liverpool è proprio una maledizione, raga, eh? Bisogna fare di più. No, Tomori, Puli, questo è il gol del 2-1. Ma è McAllister dentro. Palla centrale, Maignan salva su Diogo Jota. Non ha neanche toccato al portiere Diogo Jota direttamente. Ragazzi, ma si può perdere una palla così? Cioè, eravate partiti bene. Per una volta non avevate fatto cazzate. Eravate partiti bene. Questo è proprio un regalo di Jota. È un regalissimo. Ragazzi, è 20 minuti che la partita sta andando avanti così. Sbagliano, si recupera la palla, la buttiamo avanti, la perdiamo e ricominciano. Ragazzi, vogliamo fare qualcosa? Salah, Maignan, ragazzi, hanno già tirato 5 volte questi. Noi una e ci è andata bene. Perché poi se dico che i problemi che sto denunciando dalla partita contro il Torino sono abbastanza evidenti, non sono ancora stati risolti. Però purtroppo la realtà è questa. Sei partito bene, ma difensivamente, ragazzi, anche in fase di impostazione ci sono dei gravissimi errori, delle gravissime lacune. Gakpo va via, Gakpo uno contro Gakpo. Due, ne salta due, Gakpo ancora sinistro. Con sinistro, Maignan la tocca, Salah la mette giù, traversa e poi ancora Maignan. Seconda traversa del Liverpool, ragazzi. Sta soffrendo tantissimo il Milan. Cioè no, no, così no. Vi ripeto, c'è il derby domenica, ma così non puoi giocare neanche contro il Lecce, neanche contro l'Empoli puoi giocare così. Vi rendete conto che dopo il gol non abbiamo fatto letteralmente niente? Io posso capire che il Liverpool, che gioca in un campionato che non è di nostra competenza, però ragazzi, cioè veramente, datevi una cazzo di svegliata. Raga, sta partita finisce malissimo. Questa partita la perdiamo, ve lo dico già. Tre sfide con Liverpool, manco un pareggio a me agguantato, ve lo dico già adesso. Questa partita la perdiamo. Ho già capito tutto. Ma noi quando partiamo in verticale non riusciamo a mettere paura al Parma, non riusciamo a mettere paura al Torino e non possiamo logicamente mettere paura al Liverpool, ragazzi. Parliamoci chiaramente, non è proprio possibile. In quattro addosso a Maignan per il calcio d'angolo. Le situazioni sono due: o sbagliano il cross
o prendi gol, come è successo con la punizione. Uguale. E ragazzi, riappalla loro un'altra volta. Niente ragazzi, questi passano in mezzo a tre. Salah, vai, 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 Maignan in angolo. Ma quanto è forte Salah. Ma quanto è forte Salah, ma quanto siamo scarsi noi. Ma ragazzi, ma una cosa così c'è, è veramente avvilente. Poi non esulti col Venezia. Eh no, perché queste sono le partite dove voi mi dovete strappare il sorriso, non il Venezia. Sono queste. Perché se tu perdi a Parma, come puoi pensare tre settimane dopo di vincere questo tipo di partite qua? Cioè, tu avessi fatto il turnover a Parma, hai detto vabbè, calcio d'angolo, diamo un po', gol. Lo stavo dicendo adesso, Van Dijk. Ragazzi, lo stavo dicendo adesso, se tu perdi a Parma, come puoi pensare di vincere ma anche pareggiare ste partite qui? Cioè ragazzi, ma a me mi fa ridere solo il pensiero di potercele anche giocare le partite così. Non esulti col Venezia, no che non esulto. Due palle inattive. Abbiamo dormito malissimo. E ne approfitto per mettere il dito nella piaga che abbiamo l'Inter domenica. E in quasi tutti i derby prendiamo gol da calcio d'angolo, se non vi ricordate male. E quindi, un'altra volta, vi ho servito su un piatto d'argento il fatto che avevo ragione. Che poi Liverpool sia fortissimo, penso che sia una bestemmia negarlo. Attenzione che arriva il terzo. Palla dentro verso Pulisic. Non c'è nulla. Dovete giocare a modo. Non c'è un cazzo. Dovete imparare a giocare. Cioè, ma no, noi non è che non riusciamo a fare le cose difficili, non riusciamo a fare neanche quelle facili. Non facciamo le aperture, non facciamo i passaggi filtranti, non facciamo i passaggi normali, non facciamo niente, nemmeno le cose più facili. Sinceramente, se devo vedere una squadra che regista lo fa il portiere, preferisco fare altro. Oh, si fanno anticipare tutti! Si fanno anticipare tutti! Non arriviamo a tre passaggi di fila dalla zona di centrocampo in poi. Perché non esulti col Venezia? Ecco il motivo. Ho fatto qualcosa Leao, c'è Morata. C'è Pulisic. Passala! Passala! Ma perché? Ma perché non l'hai passata? Zio, perché non l'hai passata? Hai saltato quattro uomini, cosa che forse rifarai tra 24 partite. Fallo o non fallo, te quella palla la passi. C'era Pulisic sulla linea del fuorigioco. Te quella palla la passi. Perché un conto è essere nettamente inferiori, un conto è cercarsela. Ragazzi, è palesemente la partita di Parma. Ce la stiamo cercando. Gakpo. Ancora Maignan che mette in calcio. Potevano essere sei senza Maignan. Non c'ho parole. Stanno facendo il cazzo che gli pare. Finisce qui. E direi anche meno male. Finisce il primo tempo. Eravate partiti bene, poi avete fatto il Milan. Perché poi avete fatto il Milan. Tutto qua. Andiamo al secondo tempo. Ragazzi, ci siamo. Continua la seconda esecuzione stagionale dell'AC Milan, dopo che la prima l'abbiamo vista il 24 agosto a Parma e la terza la vedremo domenica. Inizia. Un allenatore bravo nell'intervallo avrebbe preso la squadra e l'avrebbe attaccata al muro, se no vali quanto quello che c'era prima di te. Easy. Reinders, ecco il 3-1, Maignan. Rimane a terra. Stavolta è la fine di Maignan. Lo rivedremo tra tre mesi. Tomori ha ucciso Maignan. Secondo voi questo è in grado di giocare domenica? Entra Torriani, ma con tutto il bene che gli posso volere, ragazzi, non ha l'esperienza di Maignan in impostazione e cose varie. Io però di una cosa sono curiosissimo: come il telecronista inglese pronuncia Torriani. Io sono curiosissimo. Torriani. Chissà. Ripeto, non riusciamo a fare due passaggi in fila. Ma dove vogliamo andare? Quest'anno vinciamo la Coppa degli Orecchioni. Gli orecchioni, quelli che mi fate venire a forza di guardarvi. Questo vinciamo. Pulisic. Leao. Che fa? Leao la mette. McAllister.
McAllister. Pablo, non ha neanche guardato McAllister, ovvio. Pablo, McAllister non ha neanche guardato. Cross di Pavlovic. Morata cerca un aggancio difficile, prova Ragazzi, contatto. Calcio di punizione contro il Milan per fallo di mano di cosa? Siete un cazzo, zio. E questo secondo me è un rigorello. Però, io non voglio essere, però secondo me è un rigorello. Perché ragazzi, ammonito Morata col braccio non la tocca mai. Facciamo schifo. Non ci dessero un rigore così, sarebbe l'ultima cosa nell'ordine delle cose importanti. Però in Serie A te l'avrebbero dato sto rigore. Fofana, niente, abbiamo riperso palla un'altra volta. Hernandez passa invece di cercare il fallo. Che siamo in Champions League, i falli non te li fischiano. Non te li fischiano i falli in Champions League. Cioè, se te li fischiano, se sono netti. Ma gli spalla a spalla, non te li fischiano. Sveglia Simicas, vediamo un po'. Dai, tanto 3-1 lo fanno, è pacifico. McAllister dentro Soboslai, Soboslai cerca di trollare Torriani. Simicas fuori. Siete veramente una vergogna. Una vergogna nuda e cruda. Fatela quanto siamo cialtroni. Quanto siamo cialtroni. Cialtroni. Vai, vai, vai. Il nostro pressing alto con porte contropiedi. Gakpo, Gakpo dentro 3-1. Soboslai. Ci stanno umiliando, ragazzi. Era prevedibile. Perché non esulti col Venezia? Che occasionale. Perché non esulti? Così esulta sempre. Beh, certo, perché poi le partite che contano, tipo quella di Parma, succede questo. Questo è solo un assaggio di quello che vedremo questa stagione. È solo un piccolo millimetrico assaggio di quello che vedremo quest'anno. Vedremo derby persi, vedremo scontri diretti dove verremo umiliati. Champions League lasciamo perdere. Almeno a gennaio ce la togliamo dai coglioni, ragazzi. Questi problemi non si risolvono contro il Venezia. Io penso che neanche il Venezia sia capace di fare una merdata del genere. E se non esulto, ne ho il diritto e sono contentissimo di non esultare. Perché a sto punto, se nel derby facciamo forse un gol, tenetevelo proprio strettissimo. Però poi magari i cervelloni, parlo a voi cervelloni, vinciamo con Lecce. Abbiamo vinto con Lecce, abbiamo vinto con Lecce, capito? Perché poi questo fate. Abbiamo vinto con il Lecce. Perché così siete. Sono forti. Perché sono forti. Ma abbiamo giocato di merda, ragazzi. Avete voluto Fonseca. Questi sono i cazzi che vi meritate. Mille allenatori disponibili st'estate. Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Già la prima partita siamo fuori dalla Champions League, ve lo dico. Se l'affrontate così, lasciate perdere. Che bello avere ragione. Che bello. Che bello. Quanto ci godo avere ragione. Io ve lo dico stasera. Voi mi odierete. Direte le peggio cose. Rimarrò convinto di ciò che dico. Fonseca out da stasera. Non me ne frega un cazzo. E domenica ne avrete la conferma. È troppo tardi. È troppo tardi. Non me ne frega un cazzo se da novembre poi li vincete tutte fino a fine stagione. Non me ne frega un cazzo. Dovete partire bene subito. Quando finisce sta partita? Pulisic, posizione da controllare. Uno contro uno di Pulisic. Dentro Pulisic. C'è Abraham. Vediamo un po' Pulisic cosa fa. Si gira, Pulisic prova a metterla. La palla è per Renders. Renders. La ribattuta va andata. Hernandez che tira sicuro. Non trovo la porta di porta. Manco mi esprimo. Abbiamo fatto peggio di 3 anni fa, sia andata che ritorno. Arriva il traversone e gabbia. Provate a ripetere. Ma che vogliamo fa? Ma che vogliamo fa? Ma che vogliamo fa? Teo c'è Leao. Allora, a parte i risultati, un film già visto e rivisto. Fofana, dai, è finita, dai, è finita. Dell'anno scorso, la sua votata, la curva. Palla per Leao. Leao, va via Leao. Palo. Non c'ha senso adesso. Lo volete capire che non c'ha senso adesso provare a fare gol?
Sì, è riuscito a dribblare, ha scaricato di finisce finalmente. Ci vediamo domenica per un'umiliazione che sarà 100 volte peggio di questa. Preparatevi, esultanti col Venezia.